Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie di cuore a, a Riccardo Luna, che è il più grande narratore di storie belle e possibili e credibili. Ma prima di ringraziare lui, di ringraziare il sindaco di Torino, Piero Fassino, il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il sindaco di Veneria, Roberto Falcone, il direttore generale della commissione, Roberto Viola, il prefetto, tutte le autorità, vorrei a nome del governo dire grazie ai Digital Champions che hanno trascorso un anno della loro vita gratis, mettendosi in gioco con un bellissimo lavoro di volontariato per cercare di lavorare per il nostro paese. Vi dico grazie a nome dell'Italia. Avete idee politiche diverse, culturali, religiose, avete fatto una cosa bella, avete fatto una cosa straordinariamente bella, e vorrei che questa vostra presenza qui fosse, come posso dire, il modo con il quale vi diciamo grazie, vi facciamo pagare il biglietto, venite da soli, fate tutto quello per i fatti vostri, quindi non è un grandissimo regalo, però se ci pensate che quando, chi era? Carlo Emanuele II, chi è stato che nel 1658 costruì questo piccolo monolocale, diciamo, per le battute di caccia, probabilmente lo avrà immaginato, e per secoli è stato un luogo di svago, di divertimento. Si andava a cacciare per rilassarsi dai grandi momenti, dalle grandi difficoltà della vita quotidiana. Noi dobbiamo vincere questo rischio, dobbiamo affrontare questo rischio e vincere questa sfida. Evitare di far diventare il digitale soltanto una cosa che è un divertissement, un qualcosa per addetti ai lavori, per secchioni, per quelli che amano soltanto, direbbe Baricco, il punto fissato. Dobbiamo cioè portare il digitale come la più grande occasione che ha l'Italia per essere se stessa. E questo lo facciamo a Veneria, in un luogo di bellezza, in un luogo di cultura, in un luogo che oggi è un luogo che accoglie centinaia di migliaia di persone. Dobbiamo tornare a misurarle, se riusciamo, in milioni, almeno in un milione, l'obiettivo che è stato raggiunto soltanto una volta nell'anno del 150esimo. Sarebbe bello riuscire tutti insieme ad arrivare a dare questo messaggio anche dal punto di vista culturale, ma è fondamentale che la nostra occasione di incontro serva per prendersi degli obiettivi chiari. Allora, un anno fa siamo partiti. Siamo partiti nel modo più strano, eravamo a Roma quando abbiamo detto che andavamo a fare un'iniziativa con i Digital Champions. La discussione era di che? La prima risposta dei giornalisti: andiamo a fare una cosa, l'ufficio stampa dice, andiamo a fare una cosa con i Digital Champions. Digital Champions di che? Era la risposta media. E invece siamo partiti con un lavoro costante. Oggi è il 21 novembre del 2015, vi propongo di prendere un impegno. Da qui ai prossimi due anni, 21 novembre 2017, lo dico non a caso perché a occhio è il momento in cui ancora la campagna elettorale non è iniziata, si voterà nel febbraio del 2018, già saranno i partiti in corsa, però sono sempre in corsa, sicché una volta in più, una volta in meno possiamo farla. Prendiamoci l'impegno, torniamo qui, sindaco ci accogli, la struttura, se siete d'accordo, torniamo a Veneria perché è un luogo simbolico del paese. E facciamo il punto da qui ai prossimi due anni, ci rivediamo, Riccardo, in questo stesso identico luogo e facciamo l'elenco di ciò che è stato fatto e di ciò che non è stato fatto. Perché? Perché altrimenti il rischio è soltanto di fare un'iniziativa carina, divertente, simpatica. Noi dobbiamo evitare a tutti i costi di dare l'impressione e soprattutto di fare un qualcosa che sia soltanto un qualcosa perché bisogna farlo, perché è carino. Due anni di tempo per far che cosa? Tecnicamente parlando, per riprenderci il futuro. In questi primi due anni di lavoro del governo, lo dico ancora, non sono due anni, un anno e mezzo, un po' di più, 21 mesi, il governo ha lavorato moltissimo su tante partite che io credo fondamentali. Credo che tutti siamo convinti che le sfide che stiamo cercando di affrontare siano sfide fondamentali e cruciali. Poi qualcuno dice lo stai facendo bene, qualcuno male, ma questo è la normalità. Però c'è un elemento che caratterizza i primi 21 mesi di attività. Abbiamo fatto le cose che da 20 anni stavano nell'agenda politica italiana. Io credo che le abbiamo dovute fare perché non erano state fatte prima.
e quindi il nostro sia stato un lavoro di recupero. Abbiamo fatto i compiti su cui eravamo rimasti impreparati in passato. La riforma del lavoro, la riforma della Costituzione, la legge elettorale, sono tutte cose su cui ciascuno può avere la propria opinione, ma non c'è dubbio che siano cose che da 20 anni l'intera classe politica sottolineava necessarie. Può bastare questo? No. Che gusto c'è nell'avere come obiettivo soltanto quello di rimettersi in pari? È bello vivere ed è bello fare politica, secondo me, se sei in grado di prevedere, di immaginare prima. Allora inizia la fase più intrigante della stagione anche dell'attività parlamentare. O in Parlamento, io lo dico perché in tanti fanno polemica, in Parlamento in questi 20 mesi, 21 mesi hanno votato tante di quelle riforme fondamentali, poi naturalmente, ripeto, non rientro nel merito, che dovremmo dire grazie alla produttività dei parlamentari di questi 21 mesi. Anche se quando lo dico non parte mai l'applauso, e non lo vogliamo certo adesso, ma è significativo che ci sia un Parlamento che si è accollato la voglia di fare le riforme. Ma adesso la sfida non è soltanto per il Parlamento, è per il Paese intero, di dire dove vogliamo essere nei prossimi 20 anni. Ok, abbiamo discusso dei 20 anni precedenti, bene, abbiamo fatto le riforme, a me questa piace, questa non piace, il Jobs Act va bene, il Jobs Act non va bene. E poi il Jobs Act ormai si chiama in tutti i modi, in modo più semplice, il Jobax, che è un incrocio tra un rapper e una riforma. Una volta che ciascuno di voi ha la propria idea, possiamo immaginare dove dovrà essere l'Italia tra 20 anni? E, seconda domanda, il digitale è un giocattolino per addetti ai lavori o è strategico in questa visione? Io vorrei tentare semplicemente di indicare dei punti che avete già messo sul tappeto, me li sono segnati mentre parlavate, e che sono alcuni punti su cui noi ci giochiamo la nostra stessa idea di Italia e di mondo. Perché quando si dice digitale, quando si usano tutte le sigle che utilizziamo, alcune delle quali sono, ahimè, sono molto belle come progetti, ma hanno gli stessi problemi degli acronimi. Io credo che prima o poi vorrei sentire Baricco parlare, scrivere un libro sugli acronimi nella burocrazia. Che noi abbiamo sempre gli acronimi ovunque e comunque siamo circondati. Anche parole belle come SPID è un acronimo, l'ID di fatto lo è. Se voi guardate tutte le sigle che si riuniscono a livello di governo, sono tutti degli acronimi insopportabili. Ma lasciamo stare gli acronimi. Cos'è la riforma vera che viene fatta con il digitale? Due cose: un paese più semplice e più giusto. Guardate che metteteci gli acronimi che volete, PSPG, fate un concorso di idee per inventare l'acronimo migliore. È un paese più semplice, è un paese più giusto. Più semplice. L'Italia è stata complicata in questi anni. È stato reso complicato persino pagare i debiti della pubblica amministrazione, perché ci vogliono procedure chilometriche. Per pagare la multa, ha detto prima Alessandro, ha dovuto fare un... Dice, se la pagava subito era meglio. Ma nel momento in cui non paga la multa, parte un meccanismo per cui, per riuscire finalmente a arrivare ad avere la possibilità di pagare, voglio pagare, dice, mi costituisco, voglio pagare, talvolta c'è da fare un percorso che è allucinante. Cosa significa, sentendo quello che avete detto e che abbiamo detto oggi, un paese più semplice e più giusto? Faccio soltanto un elenco molto banale delle cose che mi sono venute in mente ascoltando. Poi Paolo Barberis ha chiarito molto bene le 4 strategie e io non starei a ripercorrerle perché le ha già dette lui. Abbiamo sentito parlare oggi di povertà educativa. L'hanno detto alcune associazioni, Save the Children in primis, lo ha detto Don Andrea dal Cottolengo. Esiste un grande tema di povertà educativa. C'è qualcosa di più sconvolgente che la povertà educativa? Io credo che noi dobbiamo fare una grande discussione sul fatto che ci sono dei luoghi comuni. Noi stiamo combattendo contro la povertà. Il mondo sta meglio di 20 anni fa. E non è vero che non dobbiamo credere a quelli che continuano a raccontare storie non vere. Ah, noi siamo per la decrescita felice. La decrescita è felice soltanto per quelli che stanno bene. In questi anni di crescita il livello di povertà nel mondo si è abbassato. E meno male che la libertà ha portato ad abbassare il livello di povertà. Ma questo è un problema. In Italia ci sono dei bambini
è la cosa più sconvolgente, che partono a un livello diverso dai propri compagni di classe. Perché? Perché la povertà a livello adolescenziale, a livello infantile e a livello educativo si fa sentire e picchia come la cosa per me più ingiusta. Io non sono per l'egualitarismo, io non credo che l'articolo 3 della nostra Costituzione parli che dica che tutti devono arrivare nello stesso punto, non è così. Però io credo che tutti abbiano il diritto di partire dallo stesso punto. Allora noi abbiamo fatto, il Parlamento sta votando in questi giorni, in queste settimane, la prima misura contro la povertà mai fatta all'interno di un sistema istituzionale italiano. Poi naturalmente qualcuno dice che è troppo poco, qualcuno dice che va bene, altri dicono che bisogna fare in un altro modo. Però la povertà educativa ha la scuola come il luogo per eccellenza dove poter essere sconfitta. Don Andrea utilizzava delle parole che mi facevano tornare in mente Don Lorenzo Milani, un sacerdote della mia terra, che sottolineava esattamente questo. La scuola è il luogo dove tu puoi vincere la scommessa educativa e dove puoi vincere la scommessa dell'uguaglianza. Pensate a quello che può essere il digitale in questo senso. Pensate al vostro lavoro di Digital Champions, come si è sviluppato in questo anno. Però dobbiamo anche fare uno sforzo, che è quello di non spiegare che la scuola digitale è semplicemente mettere la lavagna interattiva multimediale. E questo piano della scuola digitale, che è uno, non soltanto delle deleghe della buona scuola, ma il cuore, uno dei cuori, probabilmente il cuore tra i più significativi della riforma della buona scuola, ci aiuta in questo senso. Senza tecnicismi esasperati, ma lasciando in mente ai ragazzi che cosa? Un grande valore, l'ha detto molto bene Salvatore Giuliano nel video, passione, passione, passione. Oh ragazzi, oggi uno studente di un liceo italiano ha accesso a più informazioni di quelle a cui aveva accesso George Bush padre o Bill Clinton quando stava alla Casa Bianca. A livello teorico, naturalmente. Oggi uno con un telefonino ha accesso potenzialmente a più informazioni di quelle che aveva quando andavamo a scuola noi il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più importante del mondo. E questo che cosa comporta? Comporta che tu hai la necessità di educare i nostri giovani, i nostri ragazzi, a mantenere viva la coscienza critica e a saper decriptare queste informazioni. Nel tempo in cui i dati sono big, i dati sono enormi, o tu riesci a decifrare e a decodificare questi dati o non sei in grado di educare. Questo vale a livello scolastico, ma vale anche a livello di governo. Non ho sentito il grandissimo Mario Rasetti, che però sentirete nei prossimi mesi in tanti in Italia, perché è l'anima non soltanto di una realtà che opera qui a Torino, molto bella, ma che avrà un grandissimo ruolo nell'operazione post-Expo. E sono molto felice, uno dei principali esperti di Big Data al mondo. Ma vale anche per il governo. Io oggi ho tutte le informazioni, se riesco semplicemente a decodificare ciò che passa attraverso le banche dati, attraverso i video, attraverso le telecamere. Tornerò infine verso la sicurezza per dire anche alcune cose sull'attualità. Ma se tu hai tutti gli strumenti e non li utilizzi e non li sai leggere, sei l'analfabeta della contemporaneità. Allora, su questo tema, riuscire a riportare al centro la parola educazione è una grande scommessa di questo Paese. Nei 20 anni in cui abbiamo discusso e ragionato, di cui parlavamo qualche istante fa, era fondamentale la riforma del mercato del lavoro, era fondamentale la legge elettorale che poi alla fine porta a dire che chi arriva primo vince. Grande genialità, no? Chi arriva primo vince, questa è la legge elettorale. Ma non era così. Chi arriva primo, arrivava primo e poi per vincere si parlava in Parlamento, si discuteva in Parlamento, si faceva una grande assemblea per decidere chi aveva vinto. Ecco che queste discussioni riguardano il passato. Il futuro è l'educazione. L'Italia ha fatto questo capolavoro, che è Venaria, ma che è Venezia, che è Firenze, che è Roma, che è Napoli, che è Lecce, che è Taormina, che è Siracusa, che è la Sardegna, è riuscita a fare questa meraviglia nel mondo perché ha avuto delle persone che quando c'era talento scommettevano sul talento. La grande stagione del Medioevo
perché per alcuni aspetti è stata una grandissima stagione anche il Medioevo, che ci racconti, no? La grande stagione del Medioevo, cui poi è seguito l'umanesimo e il Rinascimento, è stata in grado di cambiare l'Italia e di dar vita a una storia meravigliosa, perché quelli che facevano i soldi con la finanza poi li reinvestivano nel talento e nelle persone. E se il Rinascimento è stato quello che è stato perché c'è stato qualcuno che ha scommesso su una banda scapestrata di giovani, portandoli nelle botteghe a costruire il futuro, non a raccontare come era stato bello il passato fino a quel momento. Povertà educativa, dicevate. L'eguaglianza e l'egualitarismo, ma anche questioni concrete di amministrazione. Paolo Barberis vi ha mostrato con chiarezza tutti gli aspetti legati alla pubblica amministrazione. Noi vogliamo arrivare alla fine di questo percorso, 21 novembre 2017 andremo a verificare quello che avremo fatto e avere un telefonino in cui puoi pagare le multe, puoi controllare come funziona la mensa di tuo figlio, questo già adesso in molti comuni c'è, puoi pagare il biglietto dell'autobus. Io ero molto fiero a Firenze perché fummo i primi a far pagare il biglietto dell'autobus con un telefonino. Sono arrivato in Kenya, a Nairobi, e ho visto che questo sistema funzionava da 8 anni, con Pesa mi pare si chiami, 8 anni prima di quello che avevamo fatto noi a Firenze, io tutto immaginate in modalità pavone, vado a dire, Firenze è la prima città, e questi di Kenya mi fanno, ma guarda, Nairobi abbiamo iniziato 8 anni prima di te, io perfetto, grazie, primi italiani. Quando tra 2 anni verificheremo come funziona, quindi come io riesco attraverso il mio telefonino, attraverso lo smartphone, ad avere il cassetto fiscale che mi si apre, il push che mi ricorda che devo pagare le tasse, che devo magari che posso pagarle attraverso la dichiarazione precompilata. Quando ho questo sistema qui, ho reso più semplice il paese, Italia più semplice, ma non l'ho resa necessariamente più giusta. Più giusta è se le tasse le pagano tutti. Una cosa banalissima, però noi con la dichiarazione dei redditi precompilata, semplicemente con un clic abbiamo scoperto 224.000 nostri concittadini, magari qualcuno è anche qui, non lo so, che si è scordato di pagare le tasse. Succede. Però sarebbe meglio che non succedesse. Qual è la reazione? Nel nostro derby ideologico costante, quando succede una cosa del genere, parti tra quello che dice, vabbè dai, bisogna capirlo, le tasse sono troppo alte, e quello che dice, non ha pagato 56 euro, in galera deve andare, ci sta rubando il futuro. Allora, io non voglio dire che le due posizioni siano analoghe, perché non è vero. Ovviamente il principio di pagare tutti le tasse è precondizione per pagarle meno, ma è una cosa banale. Però anziché mandare uno stuolo di forze dell'ordine a casa del malcapitato, così come anziché costringere le finanziarie che hanno una professionalità straordinaria a dover giocare a nascondino fuori da un negozio dicendo ehi, sta entrando uno che forse compra un gioiello buono e poi controllarlo appena esce, beccato in una sorta di 1-2-3 stella dell'evasione. Cosa abbiamo detto? Con un click tu guardi chi sono sti 224.000. E se questi 224.000 sai chi sono, gli mandi un'email. Ora siamo ancora alla lettera. Se riusciamo, arriviamo con l'email dicendo, signor, starebbe di Sergio Chiamparino, ma poi mi dicono che dice, diciamo, signor Matteo Renzi, ti sei scordato, anzi no, facciamo così, signor Ernesto Carbone, onorevole Ernesto Carbone, ti sei dimenticato di pagare le tasse, devi darci 175 euro. Per il disturbo ce ne dai, credo, 50 euro in più, non so quant'è, dipende adesso, ovviamente per il disturbo deve ricordarsi di aver fatto una cosa non in tempo, ma il meccanismo è immediato. Io sostengo che una delle conseguenze della digitalizzazione è che l'evasione fiscale sarà ridotta a zero. Il punto è come, è quando e con quale coerenza di messaggio. Ma non attraverso la logica dei controlli, attraverso la logica delle banche dati. Certo, scherzavamo prima con Sergio, ma ne abbiamo parlato tante volte anche con Piero per i comuni. Se tutte le realtà istituzionali hanno ciascuno la propria banca dati che non dialoga con l'altra, arriviamo al punto che non siamo nelle condizioni di poter utilizzare la stessa lingua tra soggetti del pubblico. Ma noi
su questo obiettivo arriviamo. Io vi garantisco che con la stessa determinazione con cui abbiamo lavorato sulle riforme, adesso arriveremo alla semplificazione totale, a dire che si può fare una cosa banale, semplice, incrociare. Sempre che naturalmente, vedo Alessandro e ricordo un suo meraviglioso libro, il non pagare le tasse non sia un frutto di una scelta ponderata, perché in uno dei libri di Baricco, lo sanno i lettori di Baricco, uno dei protagonisti parcheggiava davanti a cos'era, al volutamente in sosta vietata, come personale forma di repulsione rispetto al modo con il quale lo Stato gestiva i fondi culturali. Questo è un pezzo di Baricco semi sconosciuto, ma che io tutte le volte immagino quando penso al Fondo Unico per lo Spettacolo, al FUS, e cioè alla necessità anche su questo di cambiare passo. Ma anche sulla cultura puoi cambiare passo. Posso dirlo con cattiveria? C'è stato un modello nei musei italiani che era il modello tipico del 700 e dell'800. Antiuguaglianza, elitario. Vengo da una città che qualche museo ce l'ha. A Firenze, ma anche altre parti, bisognava comunque andare, perché era una delle tappe del Grand Tour. Quindi i musei, io non mi preoccupavo di tenerli in condizioni di essere accoglienti, di raccontare, di spiegare che cosa c'è dentro, di preparare alla visita, di creare un'emozione nell'arrivare alla visita. Lì c'è l'opera. Tu hai studiato, sei figlio di un'elite, perché nel 700 e nell'800 il Grand Tour imponeva di dover comunque passare da Venezia, da Firenze e da Roma, e quindi io posso anche metterli alla rinfusa. Sto parlando in modo volutamente provocatorio, perché nei nostri musei non sono certo alla rinfusa, ma certo l'approccio era: siccome lì bisogna andare, tanto vengono lo stesso. Cos'è accaduto negli ultimi 20 anni? Che altre realtà culturali sono emerse con una straordinaria capacità di raccontare e di scommettere sull'innovazione. Altre realtà turistiche sono diventate degli hub impressionanti. Io non avrei mai immaginato che ci potesse essere. Se vi ricordate quello di Ritorno al Futuro, che proprio in questi giorni abbiamo visto era la data in cui il protagonista sarebbe dovuto arrivare nel futuro. Il giorno in cui quello è partito, in cui è uscito il film, se ci fosse stato un cristiano che gli avesse detto che in quella data Abu Dhabi avrebbe ospitato il Louvre, poi ancora ci sono, ma insomma, e che Dubai sarebbe divenuta una delle mete turistiche più importanti al mondo, avrebbero come minimo chiesto al sindaco del luogo un trattamento sanitario obbligatorio. Eppure in 20 anni è accaduto questo. Allora anche noi abbiamo bisogno di innovare su questo settore e creare, se me lo fate dire in modo molto banale, se volete quasi semplicistico, un atteggiamento in cui il cittadino possa controllare. Chi ha fatto il sindaco sa che il principale controllore dei cantieri è il pensionato. C'è la strada da rimettere a posto? Il pensionato si avvicina con incedere autorevole, guarda il cantiere, prima frase, perlomeno così dicevano nella mia città, si gira e fa: sono pochi, non finiranno, era meglio quelli dell'altra volta. Perché c'è un interesse che è sacrosanto, che il cittadino possa conoscere ciò che fa lo Stato con i suoi soldi. Open Cantiere è aperto, Open Cantiere da oggi è ufficiale? Open Cantiere da oggi è aperto, è esattamente la digitalizzazione del pensionato che, fumando la sigaretta e battendo il piedino in terra, sta a controllare i cantieri. Io penso che questo aiuti anche a un principio di trasparenza e di spending. Perché? Perché la spending, al di là delle discussioni notoriamente molto accese in Italia, la fanno molto più i cittadini attraverso il controllo e gli open data che non una singola iniziativa buona magari soltanto per qualche editoriale di giornale. E certo la spending la fa Consip se riesce a dare dei criteri chiave nell'acquisto di beni a dei prezzi che siano prezzi degni di questo nome. Ancora una volta, la digitalizzazione che impatta nella vita di tutti i giorni. La digitalizzazione che impatta sul contesto economico. Noi abbiamo bisogno di prendere delle aree e farle diventare luoghi di assoluto
come posso dire, assoluto e eccellente clima. Dove vai in alcuni luoghi oggi nel mondo? Negli anni 90 era diventata di moda Barcellona. Lì si erano svolte delle Olimpiadi. Il sistema urbano di Barcellona è cambiato totalmente. Negli anni 2000 è accaduto a Berlino. Più in piccolo, ma con grandi realtà, alcune realtà italiane, non tutte, sono cambiate. Voglio riconoscere a Torino questo fatto. Torino ha attraversato una delle più grandi crisi industriali del sistema tradizionale dell'automobile, e poi oggi è ripartito anche questo, ma creando e rinnovandosi. Ma io credo che Torino, che forse è la realtà più all'avanguardia, insieme forse a Milano, ancora ha dei margini con tutte le altre città per portare l'Italia ad essere il posto più smart del mondo. Ma dov'è un posto dove si vive meglio dell'Italia, dove si ha una realtà di qualità della vita migliore dell'Italia, dove si ha una sanità che ne diciamo è comunque una delle sanità più importanti del mondo, dove si ha una qualità della scuola che è fantastica? Poi noi siamo bravi soltanto a raccontare le cose che non ci sono nella scuola. Ne avete sentite oggi? Io sono orgoglioso delle professoresse e dei professori italiani, anche quando vanno a contestarmi in piazza, quando poi stanno in classe sono ancora più orgoglioso. Ma è impressionante la qualità che noi abbiamo, la socialità che noi esprimiamo. Be social, c'era scritto in uno degli ultimi hashtag, non hashtag, del video di Luna. Essere social non è soltanto stare sui social network. Per l'Italia significa avere quel patrimonio meraviglioso di relazioni con gli altri, per cui io mi faccio carico dei problemi degli altri. Io ho 4,9 milioni di persone che fanno volontariato in Italia, il paese con il numero di associazioni di volontariato più alto al mondo. Abbiamo inventato la piazza perché potesse essere, non l'abbiamo inventata noi a dire il vero, ma insomma abbiamo fatto della piazza il luogo dell'incontro e dell'incrocio, perché pensiamo che questo sia un pezzo della nostra identità. Essere social non vuol dire diventare tutti dei nerd, vuol dire essere noi stessi. L'Italia è social se è se stessa. Allora, ho fatto una serie di elenchi e molte me ne sono dimenticato, Riccardo, di questioni che tramite il lavoro della digitalizzazione, che da qui al 21 novembre del 2017 dovremo fare, potrete verificare, toccare con mano. Ma tutto questo, a mio giudizio, non è sufficiente a rendere, e naturalmente la banda larga sotto questo profilo è la madre di tutte le battaglie. Però dobbiamo anche essere sinceri. Qui c'è un computer che è frutto di una genialata, che è meraviglioso, che aveva un design tra i più innovativi, che non dimentichiamo mai, io lo cito in modo quasi arteriosclerotico e mi scuso con Riccardo perché gliela sto rubando a lui, la grandezza di Steve Jobs è che fa il telefonino senza il libretto delle istruzioni, fa una cosa con un design bello. Noi avevamo tutti i nostri telefonini con un pacchettino, un librettino di libretto delle istruzioni enorme, arriva l'iPhone, non c'è più il libretto delle istruzioni. Questa era una realtà che per l'epoca era anche come design all'avanguardia totale. Però è un'occasione persa per tanti aspetti. Facciamo bene a ricordarla. Facciamo bene a ringraziare quegli eroi dell'innovazione di allora che la resero possibile. Però questa è una delle occasioni che il nostro paese ha perso. È stato il primo personal computer. E poi la patria dei personal computer sono stati gli Stati Uniti. Se ci pensate, il telefono è andato nello stesso identico modo un secolo e mezzo fa. Meucci inventa il telefono, non riesce a brevettarlo, Bell non dico che glielo frega perché quasi, però ricordiamoci che le istituzioni americane nel 2001 hanno formalmente dichiarato che sì, la prima invenzione del telefono era di questo italiano che si chiamava Antonio Meucci. Allora noi abbiamo una genialità straordinaria e talvolta non riusciamo a portare a casa le conseguenze di questa straordinaria genialità. Qui c'è la grandezza e anche il dramma dell'Italia. Un paese che ha tutto per poter essere leader nel mondo. Un paese che, non lo dico per fare training autogeno, un paese che se torna a fare il proprio mestiere è un punto di riferimento. Io un anno fa sono arrivato e dicevo, il primo che mi dice che facciamo la fine della Grecia lo querelo, noi faremo meglio della Germania.
volevano querelare me. Oggi i dati dicono che questa è una possibilità, non è un dato di fatto, non è una certezza, ma è un'occasione, un'opportunità, una possibilità. Dobbiamo però cambiare faccia e cambiare mente, cambiare approccio, smettere di piangerci addosso. Voi direte, ma come Matteo? Fai sto discorso oggi, ora, in queste ore? In queste ore in cui avvertiamo tutti insieme la difficoltà di ciò che sta avvenendo a Bruxelles, a Parigi. A Bruxelles, come sapete, è sostanzialmente in corso una sorta di coprifuoco. Si sono interrotte le partite, si sono bloccate una parte dei mezzi pubblici. Ed è un attacco evidente a ciò che noi siamo, alla nostra passione, al nostro gusto di avere dei valori, e non soltanto dei valori economici, ma dei valori ideali, di avere un'anima. È un attacco alla nostra identità. Vanno a prendere lo stadio, il teatro, il museo. Vanno a prendere il ristorante, cioè dei luoghi della normalità, se ci pensate. E tu oggi vieni a farci questo discorso in positivo? Io credo che il mondo dei prossimi 20 anni, non soltanto l'Italia dei prossimi 20 anni, avrà molto bisogno di noi. Non soltanto dei digital champions, non soltanto dei parlamentari, dei CEO delle aziende, dei sindaci, dei presidenti di regione. Avrà molto bisogno che noi possiamo essere noi stessi davvero fino in fondo. Ed è la sfida più difficile in queste ore e nei prossimi anni. Il terrorista è colui il quale ti uccide, e se non ti uccide prova a farti vivere nel terrore, cioè vivere come piace a lui. Noi dobbiamo essere capaci di utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per essere in grado di dare una risposta. Noi non dobbiamo sottovalutare niente, ma contemporaneamente dobbiamo mantenerci social, mantenerci umani, mantenerci in grado di esprimere i nostri valori più profondi. Quando, e cito un caso italiano, a Milano, in questo 2015, un uomo è entrato con un'arma da fuoco e ha ucciso al Tribunale di Milano un giudice, un avvocato. È stato un momento molto, molto difficile, ovviamente. E poi è uscito da quel tribunale e si è recato in motorino in un'altra località per andare a uccidere il suo socio. Era un uomo sotto processo per un fallimento. Cos'è accaduto a proposito di tecnologia? Un metal detector che non funzionava ha permesso a quest'uomo di entrare con una pistola, e contemporaneamente la determinazione di un sistema di telecamere, per l'appunto ben messo insieme, per cui il comune in questione aveva firmato un accordo con l'arma dei carabinieri e con la prefettura per poter mettere le telecamere di una ZTL o di una zona a traffico limitato dentro il circuito delle altre telecamere. Tramite questa telecamera si è beccato il motorino. Cosa c'è che ha però consentito di finire l'operazione? Il fattore umano. Un carabiniere ha capito che bisognava andare a casa della moglie, dell'ex moglie dell'indagato, ha preso le targhe del motorino e le ha inserite dentro il sistema. Se non c'era questa operazione di intelligenza umana, nessuno l'avrebbe visto. Quando hanno visto scattare l'allarme, una pattuglia di forze dell'ordine, con sprezzo del pericolo, ha fermato quest'uomo, lo ha disarmato e, rendendoci orgogliosi, lo ha assicurato alla giustizia. Allora, noi possiamo fare tutte le discussioni sulla tecnologia. Io sono esaltato dalle possibilità che la tecnologia dà a ciascuno di noi. Io credo che dopo 20 anni in cui ci siamo rimessi, o meglio, in cui 20 anni non si è fatto niente, dopo ci siamo finalmente rimessi in pari con il passato, ora sia arrivato il momento di andare a riprenderci il futuro. E quindi di costruire un sistema paese su cui ci giocheremo la nostra credibilità. Però voglio dirvi che c'è una dimensione umana che è l'elemento chiave e che è l'elemento più forte di tutto e di tutti. Ed è quello che deve caratterizzare l'Europa oggi.
lo dico a Roberto Viola che svolge un ruolo prezioso all'interno delle istituzioni europee, questa sfida sta mettendo in discussione il senso stesso dell'identità europea. Smettiamo di vivere di luoghi comuni. A quelli che dicono blocchiamo le frontiere, dove le blocchi? Blocchi le frontiere perché sta arrivando qualcuno su un barcone? O blocchi le frontiere delle nostre periferie da cui partono gli attacchi killer? Io sono per fare più controlli, per essere più operativo, per avere un sistema di informatica maggiore, di digitalizzazione delle immagini, di riuscire a fare il riconoscimento facciale. Io sono per mettere in comune tutte le banche dati. Io sono per far sì che ogni telecamera sia a disposizione della forza pubblica per poter dire che quella realtà lì io riconosco una persona. Io sono per taggare i potenziali soggetti. Ciascuno di noi lascia delle tracce camminando e credo che non sia un agguato alla privacy dire che si debbono taggare queste persone e seguire. Ma contemporaneamente sono qui a dirvi, non cediamo a un racconto stereotipato e banale. Ciò che è accaduto partendo dalle nostre periferie. E allora noi abbiamo bisogno di fare più investimenti sulla sicurezza, sulla cyber security, sulla cyber technology, e contemporaneamente abbiamo bisogno di ricordarci chi siamo. Abbiamo bisogno di più scuole, di più valori, abbiamo bisogno di luoghi in periferia in cui poter tornare ad avere impianti sportivi di qualità, abbiamo bisogno di avere associazioni di volontariato che siano rese forti, abbiamo bisogno di essere l'Italia, abbiamo bisogno di credere nella cultura e abbiamo bisogno di credere nel domani. Ecco perché, e ho finito davvero, Be Social è uno degli hashtag che ho letto ed è anche uno degli obiettivi che noi dobbiamo avere. Essere in grado di restare l'Italia. In questo momento in cui molte famiglie vivono la preoccupazione, l'angoscia, l'inquietudine, ricordiamoci chi siamo. Siamo un grande paese che è stato capace di arrivare dove è arrivato perché ha avuto dei geni, perché ha perso delle occasioni, perché ha saputo ripartire, perché non ha mai mollato correndo al 120%, come ha detto adesso Robertina, perché siamo nelle condizioni di poter valere qualcosa. Ma ciò che valiamo non è dato soltanto dal nostro elemento economico, è dato dai nostri ideali più profondi. E allora, caro Riccardo, grazie di cuore per quello che avete fatto, grazie di cuore per quello che in questo anno i Digital Champions ci hanno insegnato, perché magari hanno insegnato a un anziano ad andare su internet, ma a molti dei politici hanno insegnato che cos'è la passione, la gratuità e l'impegno per il proprio paese. E tutti insieme, senza timore di essere demagogici, pensiamo che da qui ai prossimi 2 anni ci giochiamo una grande sfida, quella di riportare l'Italia a fare l'Italia. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Allora, l'Italia in Digital Day non finisce qui, abbiamo un lungo pomeriggio, vi dicevo che apriamo con Jeremy Rifkin e Roberto Viola alle 14.30, lo finiremo con Marianna Madia verso le 17. È previsto anche un pranzo, una piccola aggiunta, ovviamente siamo trending topic su Twitter, era quasi scontato, mi colpisce, saremmo offesi se non fosse accaduto, ti dico un Twitter, non ha bisogno di commenti, che sta girando molto, la veneria che tutti i gufi si porta via. Okay. In politica, no, dicono così, lo dicono, è la rete, social.